Cioè noi quando pensiamo alla partenza pensiamo all'atleta che sta sui blocchi, no? Quella è la partenza canonica, però in tutte le cose dell'atletica leggera c'è questa fase importante dell'avvio. Immaginate un saltatore con l'asse, sta lì, parte da fermo, si deve sapere avviare, quindi, oppure saltatore in lungo, chiunque. Quindi che cosa significa? Significa che tutti i ragazzi, a prescindere da quello che fanno, devono imparare a correre bene, a saper, ad avere esperienze motorie su come accelerare velocemente il corpo da una posizione di immobilità. Quindi far fare esperienza su queste due cose, partenza, accelerazione, corsa lanciato, sono cose importanti perché rappresentano, come dire, esperienze motorie di base da cui attingere per costruire anche altre cose. È chiaro? Rispetto a quello che vi ho detto, fondamentalmente la gestualità degli arti inferiori nella partenza e nell'accelerazione si modifica perché le condizioni sono differenti. No, noi abbiamo lavorato sulla corsa lanciata, diciamo così, quando il corpo è già in movimento e deve ripetere un gesto sempre uguale. Mentre invece la partenza e l'accelerazione sono tutte quelle gestualità messe insieme che ci permettono di passare da una posizione di immobilità all'assetto di corsa definitivo, il lanciato, che può essere il lanciato di un 100 metri, può essere il lanciato di un 200, di un 400, oppure la velocità costante di una prova di mezzo fondo. Ok? È chiaro che nella partenza, passo dopo passo, le gestualità si modificano perché si modificano le posture del corpo. Capite? Quindi, fondamentalmente, che cosa succede nella partenza? Nella partenza bisogna mettere il corpo in una condizione biomeccanicamente vantaggiosa per accelerarlo. Ci siete? Se il corpo fosse retto in questa posizione, accelerarlo sarebbe molto difficile. Ok? Quindi fondamentalmente bisogna ricreare delle condizioni in cui il corpo sta leggermente inclinato in avanti, leggermente sbilanciato in avanti, perché da quella posizione, no, è più facile passare da una situazione di immobilità e far crescere progressivamente la velocità. Quindi fondamentalmente da un punto di vista didattico per la partenza, per far capire ai ragazzi l'essenza dinamica della partenza, bisogna creare tutta una serie di situazioni in cui si creano degli sbilanciamenti del corpo in avanti, nel quale inserire dei passi di corsa. Capite? Questo è semplicissimo. È chiaro che poi didatticamente ci dobbiamo lavorare. Perché voi pensate, la partenza dei blocchi è il punto di arrivo finale di una didattica legata alla partenza e all'accelerazione. Non si parte dai blocchi. Perché se si parte dai blocchi i ragazzi hanno grandi difficoltà, no? Non li padroneggiano, si sentono scomodi in quelle posizioni. Se invece noi, come faremo stamattina, facciamo in questi pochi minuti che ci rimangono, facciamo proprio... Vi faccio vedere 7-8 esercitazioni che possono costruire delle sensibilità, dare delle percezioni, come abbiamo fatto prima ai ragazzi, per poi accelerare bene. Ok? Sì. Quindi adesso io farei così, perché non abbiamo più il tempo di farvi esercitare tutti. Ne sceglierei 2 o 3, 4 massimo, così